E da Pavia ci spostiamo a Mantova per andare a conoscere il nuovo segretario della Lega Nord di Mantova, Cedric Pasetti, intervistato per noi da Marco De Luca in occasione della festa della Lega Nord a Ponti sul Mincio. Siamo a Ponti sul Mincio con il nuovo segretario della provincia di Mantova. Allora, com'è guidare la provincia? In questo momento è un po' difficile, nel senso che la mia elezione è stata stringata, ho vinto di pochi voti, per cui sembrerebbe divisa la Lega Mantovana, ma tenteremo di riunirla tutta, insomma, poco alla volta. Ho già incontrato una decina di sezioni di a me sembrerebbe contrarie, invece abbiamo riappacificato tutto. L'importante è lavorare per la nostra gente, ritornare sul territorio e portare a casa tutte quante sono le nostre battaglie della Lega che, insomma, abbiamo da tanti anni sempre in progetto. Dunque la priorità, come sempre, per gli uomini della Lega è seguire bene il territorio, stare con la gente e sentire le problematiche. Nel giro che ha fatto, che cosa ha sentito particolarmente? Sicuramente il lavoro. In questa provincia qua, ricca di lavoro nel tempo passato, sta subendo la crisi. Pertanto l'argomento principale è il lavoro e la sicurezza. Adesso abbiamo purtroppo in questi momenti di crisi economica l'insicurezza la fa da regina e bisogna ritornare su quelli che sono i nostri temi: lavoro, territorio e minor carico fiscale per le aziende, per le imprese e per i lavoratori. In agenda che cosa prospetta per il prossimo anno? Abbiamo 50 comuni che vanno al voto, per cui nei prossimi giorni convocherò un referente per ogni comune che va al voto e tenteremo di cominciare a lavorare. Parleremo delle prossime liste, sperando l'obiettivo di chiudere le liste entro la fine dell'anno. Alleanza con il PDL, anche in questa regione è importante. Quali saranno le prospettive proprio per questi comuni che andranno al voto? Abbiamo Consiglio nazionale lunedì e si parlerà sicuramente delle elezioni amministrative. Per adesso non abbiamo ancora degli input da parte della segreteria nazionale. Certamente la PDL o il PDL è il nostro partito di riferimento di alleanza, ma non è neanche detto, insomma, possiamo anche nell'ambito dei piccoli comuni cercare di spaziare. Il modello Tosi potrebbe essere anche ripreso nei nostri comuni perché è molto importante.